Ragazzi, sembra una puntata di Dragon Ball. Avete presente il tube continue, no? La seconda run contro Odino. Siamo in tre ad affrontarlo. Ovviamente sarà più complesso. Dubito fortemente che finirà con lo scontro di Odino perché dobbiamo risolvere come sconfiggere Ragnarok. Perché Ragnarok sarà un bel e vero problema. Ovviamente sarà tutta una cinematica, c'è tutta una razza, tutta una trama e ovviamente ci saranno i titoli di coda e tutto il resto. E da qui è da vedere cosa fare. Ma cacchierola, tanta, tanta roba. Bene, detto questo, continuiamo. Hai atteso a lungo questo momento, non è vero, Frigg? Ecco. Anch'io! È troppo tardi! Overlord! Ah, sono tutti che attaccano in contemporanea. Via! Vediamo come si evolve, ragazzi. Tre contro uno, Quattro, ogni rompicoglioni. Come mi hai chiamato? Chiedilo a Brock. Oddio, quelle cose le conosco. Questa frutta. Oh, mi manca la frutta. Basta, è rotto. Ah, grazie che mi hai stordito. Aia, cazzottata. Non capisce. Hai rovinato tutto! Tutto il mio lavoro! Tutto quello per cui ho ucciso! Volevo solo risposte! Se avessi fatto la tua parte, tutto questo non sarebbe successo. A che è servito? Rispondi, Loki! A che è servito? Ma dai, ma che... Oh, Maronna! Tu e i tuoi rovi! Oh, quante cacchie di combo fai? Mi hai rotto, mi hai stancato un po', eh! Mi hai stancato, cavolo, mo basta. Dai, mi hai rotto. A destra, in arrivo. Niente, mi ha esploso quella cosa addosso, cavolo. Ma dai, oh però, porca troia, veramente, scusate per la parolaccia. Hai rovinato tutto, tutto il mio lavoro, tutto quello per cui ho ucciso. Volevo solo risposte. Tu e i tuoi rovi. Dietro di te.
Vabbè, che culo. Sveglia! Sveglia! Se avessi fatto la tua parte, tutto questo non sarebbe successo! A che è servito? Rispondi, Loki! A che è servito? Ti usavi anche con nostro figlio? E smetti di parlare al plurale di figlio. Ah, ok, finito finalmente. Asta fa. Asta fa. Bella. Era la nostra occasione, Loki. Avrei potuto avere le risposte, avrei potuto conoscere la verità. E tu mi hai privato di questo. Avrei migliorato le cose. Noi avremmo potuto rendere migliori i 9 regni. Non ti è mai importato dei regni, né di me, ma solo di te. Tu hai distrutto tutto. La mia casa, la mia famiglia. Il mio regno! Sei stato tu a farlo, con le tue scelte! Tu hai ucciso tuo figlio! Io non volevo, non avevo scelta! Si ha sempre una scelta! Devi fermarti. Puoi scegliere di essere migliore. No, non posso. Io devo sapere cosa riserva il futuro. Io non mi fermerò mai. Perché hai detto questo? Sofna, Upfra, Dessu. Sofna, Hedan. Sofna. 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 Ah, la sua anima la vuole, gliel'ha messa dentro la biglia praticamente. Gliela metterà dentro la biglia. Che ne facciamo di lui? Ho giurato che non ti avrei privato della scelta tra la vita e la morte. Ho atteso così a lungo questo momento. Ma ora che è arrivato, non ne ho bisogno per stare bene. Aver fermato la sua pazzia è solo questo che importa. Ecco che ne facciamo. Beh, ci sta. È incazzato Nerissimo. Hai ragione. È Ragnarok, è qui. Aia. È ora
di andare. Dove esattamente? Volete uscire? Come? Roba da giganti. Ok, seguitemi, presto. Igby! Nat! Va con loro. Freya! È ora! Giungerai proprio dove devi arrivare. Mamma. Eccolo. Svegliati, Atreus. Svegliati. Lieta che tu sia tra noi. Ciao. Dov'è mio padre? Da qualche parte qui nell'Olt. Sarà felice di vederti. Era il nome della madre. Mi puzza la cosa. Grazie, Eir. Come siamo arrivati qui? Con le torri, la tua amica con il lupo gigante e il dono delle valchirie di trasportare i degni, siamo riusciti a portare i sopravvissuti nell'Olt. Ci sono sopravvissuti? Più di quanti potessimo sperare. Qui baderemo ai feriti. Gli altri hanno iniziato ad accamparsi nel bosco di Odmimir. È possibile che Freyr... Temo che l'abbiamo perso, Atreus. Ok. Grazie di avermi ricucito. Vacci piano, hai preso parecchi colpi. Lei è ancora viva, sapete. Non per me. Freya mi stava parlando. La sua fine è vicina. Guarda dove ci troviamo. L'ho notato, inizio. Olt, ecco. Quindi ha perso il fratello. Cavolo, vediamo dove il padre. Mamma, basta, sto bene. Zitta. Trud. Non lascerò. Loki! Sono felice che siate vive. Non immagini quanto e... Mi dispiace. Thor. Lui. Ci ha provato. Lo sapete? Scusate se non ho fatto di più. Nulla cambierà ciò che provate. Ma spero possiate trovare pace nel sapere che Odino è morto. È proprio così. Loki. È stato un onore lottare al fianco di un gigante. Sappilo. Rimarrete qui a Midgard? Per un po'. Ma poi io dovrò trovare una cosa. Mi dispiace, sono felice di vedervi, ma devo trovare mio padre. Ciao, Loki. Sii forte. Cerchiamo. Corvo de merda, guarda che c'è là. Ah, Ugin ce l'ha fatta. Buon per lui. Posso ammazzarti? No, eh. Oh, e se tu riuscissi a portare questa legna alla tenda di Brana, ne sarebbe felice. Skjoldr? Loki! Ehi! Nonostante la botta in testa, ti ricordi ancora di me? Avevi preso una botta in testa? Era tutto confuso.
forse non eri nemmeno tu. Insomma, ecco, sono davvero felice di vederti. Anch'io sono felice di vederti. Ti stai tenendo occupato? Ah, sono felice di aiutare la gente. Di questo passo ci saranno stuoie per tutti. E i lupi della tua amica ci stanno aiutando con la caccia. Ci sarà cibo per tutti quanti. Ma va. Già, va da tuo padre. Siete lontani da troppo tempo. Ciao. Da quanto tempo? Quindi lui sapeva. Freddo cane, se lo stavo sentendo. Bello però che ci sono un sacco di dialoghi comunque. Guardali qua. Oh, eccolo qua. Brindiamo anche al ragazzo. Skol! Salute. Skol, non saremmo qui se non fosse per voi. E per il sacrificio di Freyr. È vero. Ci stavamo scambiando le nostre storie su Freyr. Bene, bene. Dov'ero rimasto? Ah, quando ci siamo conosciuti mi aspettavo un guerriero, uno stratega, un leader nato. La leggenda precedeva l'uomo, ma quell'uomo era molto diverso. Mi ha conquistato, poi era davvero troppo gentile. Penso che la bellezza l'abbia aiutato. Questo è... Scusate, devo trovare mio padre. Attento, eh! Oddio. Sono felice che sei sveglio. Freya. È stata una sua scelta. Dovevo rispettarla. Ci ha salvati. Non lo dimenticherò mai. La famiglia che pensavo di avere mi è stata tolta pezzo per pezzo. Ma ora ho la famiglia che mi sono scelta. Tua madre aveva ragione, sai? Sei proprio nato per quell'arco. Sei un guerriero formidabile. Ma soprattutto hai un buon cuore. Nulla di ciò che hai sopportato l'ha cambiato. Sono fiera dell'uomo che sei diventato, Atreus. Grazie. Di tutto. Devo trovare mio padre. Certo. Perché trovi mio padre? Il padre è lontanissimo. Dov'è? Atreus! Ci hai fatto proprio spaventare. È bello rivederti, Mimir. Ascolta. Voglio ringraziarti. Ah, e che ti aspettavi dall'uomo più sapiente del mondo? Non è solo perché sei sapiente. Mi hai ascoltato. Sei stato un mentore e... beh, praticamente... un secondo padre. Ragazzo... No, voglio che mi ascolti. Io ti apprezzo tantissimo. Anch'io ti voglio bene, fratellino. A presto, Mimir. È bello rivederti, Atreus. Anche per me, Illisvini. Basta? Ok. Dai, voglio vedere dov'è. So che sei diretto a Vanir con gli Aesir. Proprio così. Mai avrei pensato di vedere i Vanir e gli Aesir vivere in pace. Ed è carino qui, eh? Nessun rumore forte. Stiamo bene. Sei stato davvero bravo oggi. Sono orgogliosa di te. Magari dopo troviamo un regalino. Ok. Vado. Ma dove cacchio sei? Hai parlato ma non ti ho visto. Ragazzi, non l'ho visto, dov'è? Mi sono perso, dov'era? Boh, non lo vedo. Chi Aia. È? Sì, lo conosciamo. Uno di questi giorni ti sorprenderà. Beh, l'hai già fatto. Hai qualche cicatrice? Eri in buone mani. Ti ringrazio di averci salvato. Sai, ho deciso che era molto meglio se scrivevo io il finale.
Brava. Non ne hai parlato a tuo padre, vero? Parlato di cosa? Lo sai. Le visioni dei giganti. Io ho già visto tutto. Ti capisco. Ogni parte di me mi dice che è quello che dovrei fare. Io però... non so come dirglielo. Vieni con me. Ti voglio far vedere una cosa. Tutti e due. Io... non voglio intromettermi. È anche per te. Atreus, sono felice che stai bene. Vale anche per me. Allora, come va a finire la storia? Cosa? Prima del Ragnarok. L'avresti finita se mi fossi addormentato. Quando Morte giunse, chiese al vecchio perché l'avesse chiamato. Nel vedere Morte di fronte a lui, il vecchio volle riconsiderare la sua richiesta. Poi chiese a Morte di aiutarlo a caricare dei tronchi sulla schiena, in modo da proseguire il suo viaggio. Non voleva morire. Voleva vivere ancora. Ah, ho capito, per prolungare. Cioè, alla fine si mette i tronchi che lui ha faticato, che si era stancato, se li mette lo stesso e quindi finisce il suo ultimo viaggio con i tronchi, con il suo lavoro. Ok, figo. Minchia, quella è tutta una cosa che noi vediamo dall'inizio. Quindi comunque quel serpente... fuori c'è un sacco di fumo. Con la sconfitta di Asgard, alcuni suoi pezzi sono caduti nei regni. Forse da quelle parti ci sono ancora Ainerir. Ma non è questo ciò che voglio mostrarti. Parentesi, volevo dire una cosa importante, fatemi ricordare. Ah, il serpente gigante che abbiamo visto, raga, non era quello là nell'ultimo scontro, non è quello che abbiamo visto nel primo. Vedete che quello che è morto, quello lì è morto, sta lì, vedete che sta lì a terra, che infatti si è visto nel primo, all'inizio del film, del gioco, se non sbaglio. E invece qua abbiamo beccato l'altro, quello lì che ha fatto crescere Atreus con l'anima del gigante, di uno dei giganti, perché dovrebbe essere quello. Ora vediamo qui. Che cos'è sta cosa? Aggiornato? È aggiornato? Molto aggiornato. Modelli completamente diversi, distinti e separati. Madre. Il mio altare a Jotunheim. È stata lei a distruggerlo. Voleva nasconderci il nostro fato. Abbiamo forgiato la nostra strada grazie a lei. Si è messa contro la sua gente. La nostra gente. Per proteggervi. Non tutte si aprono. Mi dispiace. Padre, io ti devo parlare di una cosa. Ci sono altri giganti da qualche parte. E io li devo trovare. Credo di sapere dove cercarli, ma... loro sono responsabilità mia. E devo farlo da solo.
Non voglio farlo da solo, ma... devo farlo. È difficile da spiegare. La cosa ti spaventa? Sì. Dunque è per questo che devi farlo. Come mi hai insegnato. Sì. Siamo sopravvissuti oggi grazie a ciò che hai scelto. Di chi fidarsi, chi considerare amico. Figlio, sei pronto? Non dimenticare la promessa. Loki partirà. Atreus. Atreus resterà. Il cambio generazionale, ragazzi, prossimi capitoli, se lo faranno, avremo Atreus cresciuto. Niente più Kratos, ragazzi, niente più Kratos. Prenditi cura di tutti. Sul serio? Mamma mia. Nuovo segreto, così. Grecia. No. Anticipato la storia. Ragazzi, anticipato la storia. Che hai visto lì dentro, fratello? Un percorso. Che non avevo mai immaginato. Ora che facciamo? C'è ancora
da ricostruire. Volete unirvi a me? Sì. Lo faremo noi. Insieme. Kratos, nuova moglie. Kratos, nuovo futuro figlio. Kratos, stai buono. Ah, posso muovermi? Che cazzo ne so io, scusi. Ma com'è bella la musica sottofondo, non mi va di correre, va io camminare. Ragazze, abbiamo palesemente finito, sì. God of War Ragnarok. Allora, mo la domanda è questa. Il nuovo capitolo si baserà su qualche anno passato di Kratos, dopo aver costruito tutti i nove regni, risolvere problemi e avere probabilmente un nuovo futuro, e magari incontrare il figlio cresciuto e diventato un gigante, mezzo gigante, con la capacità di trasformarsi e avere una nuova storia, o avremo capitoli dedicati puramente, esclusivamente, solo con Atreus? Sì, perché a volte Kratos Atreus mi confondo. Quindi sì, io non so voi come la vedrete, io la vedo in due modi, due narrazioni possono fare. Una, un continuo con Kratos, e in questo caso anche con la sua forse futura moglie, forse, mai dire mai, ma soprattutto avere un altro capitolo dedicato a Loki, cioè proprio Atreus che va a cercare i nuovi giganti e fare una nuova lore, una nuova storia, che ovviamente non si baserà più sulla cultura norrena, perché i giganti li conosciamo, sono in altre culture, romana, non so quella greca, cioè tutto un altro tipo di cultura, anche egizia volendo, e qualsiasi altra ancora. Non lo so, o se no una storia nuova con Kratos. Ragazzi, veramente c'è tanto da pensare, tanto da fare e tanta roba. Però se vogliamo una nuova storia ci vorrà tempo, ci vorrà tempo. Ma questo è come un, può essere anche un finale definitivo, cioè ormai è una nuova storia, si chiude un sipario palesemente e si potrebbe fare anche una dedica. È il caso di parlare di Genna. Non dobbiamo parlare di lei, dobbiamo trovarla. Ma Odino ha scelto lei come nuova regina delle Valchirie. Una dea Vanir, tua amica. Genna giurò fedeltà ad Asgard tempo fa e da allora non siamo più amiche. Cosa accadde? Feci una scelta che lei non voleva accettare. Kratos mi odia. Sarà un problema per noi. È meglio trovarla prima che lei trovi noi. Ok. Poi, quindi, non lo so, possono anche concludere con forse le piccole espansioni, aggiungere qualcosina, ma non credo, va bene anche così. E piccoli DLC, non lo so. O se no, una saga che continuerà, un altro capitolo dedicato a una nuova storia, sempre con Kratos, poi vedremo, staremo a vedere. L'unica cosa che ho saputo che ci sta una missione secondaria in più da fare, che questo mi ha detto il mio amico Antonio, che non la faremo, mi dispiace, anche se si potrebbe completare per fare una cosa simpatica, ovvero la missione per Brock, ovvero il fatto di ecco, fargli fare la morta onorevole, quella là con la nave in acqua, sì, perché ci si può fare, per onorarlo, quindi aumenta un po' queste piccole cose in più di storia, trovare il vero Tyr, sì, il vero dio della guerra, e sì, perché c'è una missione che ti può dare una conclusione come un finale a sorpresa, ed è un me,
onestamente. Andiamo anche a questo bel ragazzone! Skull! Skull! Ok. Voglio vedere fino a dove arriviamo, che cosa dicono. Quindi non lo so, però mi ha detto il mio amico Antonio che è un finale a sorpresa extra. Io credo che non lo porterò, lo andrò a vedere. Sì, lo ammetto, perché ragazzi abbiamo fatto veramente una giocata lunghissima. E, anzi, lui è rimasto sorpreso che sono stato anche più veloce del previsto. Forse ho prolungato verso la fine facendo quei spin-off extra, cioè quei video in più dedicati alle missioni secondarie, ma... ci sta, giochi come questo è più che normale fare cose di questo genere. Qualcuno mi piace camminare in questo modo, perché così mentre che parlo è più semo. Ah, fino a soundtrack, cioè io posso anche avviarmi effettivamente. Sì, la soundtrack ormai è finita, ragazzi. Teoricamente abbiamo finito tutto. I titoli, io li adoro vedere tutti questi titoli. E, che dire, prossimo futuro gioco di God of War? Ragazzi, tra 4 anni, 5, 6, 5 anni, dipende tutto. Le famiglie staranno unite, ovviamente. Sii forte, Kratos. Grazie. Lo apprezzo molto. Noi porteremo tutte le scorte possibili, ma saranno poche. Non ti preoccupare. Chiunque è in grado può uscire per prenderne altre. Aesir e Vanir. Insieme. Oh, mi fissano male, che cattiva. Comunque Odino ha fatto la fine che si meritava comunque alla fine. È stato capace pure di uccidere stesso suo figlio. Vediamo cosa mi dice. Generale, Lady Freya, Milady. Skjaldmaier. Blessador, hai già trovato la traditrice Gna, cara Freya? Non ancora. Presto. Quindi, un'ultima cosa. Le nostre... condoglianze. Per cosa? Per la tua famiglia, tuo fratello. Non volevamo essere indiscreti. È stato molto tempo fa. Ricordi in rovina. Mi sorprende che ne siano rimasti ancora. Avresti potuto dirmelo, avrei capito. Io... ciò che è fatto, caro Mimir. Apprezzo le tue parole. Aveva fatto anche questa cosa che avevamo scoperto. E queste sono cose che abbiamo scoperto durante l'esplorazione, perché se no questa cosa non c'era, secondo me. Va bene, quindi adesso usciamo. Vedete, c'è ancora il continuo di lore, vedete? Quindi mo che usciamo, ci sarà qualcosa? Cazzi? Il Ragnarok si è concluso, ma c'è ancora molto lavoro per Kratos, Frey e Mimir. Esplora il regno, rimasti per scoprire i resti di Asgard. Mettiti alla prova con Cronana. Vabbè, perfetto. Ragazzi, abbiamo fatto tutto. Beh. Dove andiamo? Potremmo occuparci delle faccende in sospeso nei regni. O esaminare quei pezzi di Asgard. Comunque sia, noi ci siamo, fratello. E invece noi la concludiamo invece così. Con loro due. Qui Lunda del Tentor. Ha detto che ci sarà un raduno in onore di Brock alla taverna di Rab a Svartalfheim. Mi piacerebbe andarci. Ecco, vedete quella cosa missione secondaria che vi ho detto. Però noi la stoppiamo qui. Vi ho detto tutto sul gioco. E la mia impressione è che è un bel gioco. È una bella trama. I suoi 200 milioni ci stanno tutti. Cioè, veramente, veramente fatto bene. Fatto molto bene. Ho paura quando uscirà per PC come verrà ottimizzato. Bene, qui del 38 al prossimo video. Anzi, mi fa ridere che se avete notato hanno cambiato tutti quanti i costumi. Cioè, li ho cambiati continuamente al ritmo, che è qualcosa di fenomenale. Qui del 38, comunque, passo e chiudo. Bella, ragazzi.